Presso l'auditorium della parrocchia Maria Santissima Preziosa si è tenuta una serata dal nome Il Senso del Noi, promossa dal VIM, acronimo di Vediamoci il Martedì Caffè Letterario, dalla parrocchia Maria Santissima Preziosa e dal CLC, Centro Laboratorio Culturale Eugenio Montale. Una giornata artistica dove attraverso una mostra permanente le persone hanno ammirato i quadri dell'artista Anna Maria Zoppi, madrina anche della serata, e dell'artista Scipione D'Onofrio. Ai nostri microfoni Peppe Di Caterino, poeta e moderatore della serata. È così, abbiamo voluto questa sera, abbiamo portato a termine questa serata giornata culturale e artistica. Abbiamo messo insieme vari talenti, il VIM Caffè Letterario insieme al CLC in collaborazione con la parrocchia Maria Santissima Preziosa. Abbiamo voluto portare avanti questa iniziativa intrecciando vari talenti e varie espressioni artistiche, portando avanti questa serata che praticamente è titolata Il Senso del Noi. Cioè, in questo particolare momento noi pensiamo che sia il caso, innanzitutto c'è bisogno di un minimo di benessere mentale, quindi interessarsi a certe cose, fruire di certe cose, porta anche armonia e benessere mentale, quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Poi in futuro abbiamo in programma tanti altri eventi, sempre di natura artistico-culturale, e sulla scia praticamente abbiamo il premio letterario che il CLC insieme al VIM porterà avanti quest'anno, nel 2015, insieme ad altre iniziative. Il senso del noi, dicevo, è ripartire da ciò che ci unisce più da ciò che ci divide. E anche per ritrovare quel senso di appartenenza ad un luogo, ad un popolo, a una cultura, a una storia comune. La serata è stata introdotta dalla scuola di ballo della maestra Loredana Pellegrino in un percorso di recital poetico tra canti e balli, dove a parlare è stata l'arte in quel senso del noi, unito, condiviso e costruttivo, per tirare fuori la forza insita in noi e superare le difficoltà sia del presente che del futuro. Per abbattere o almeno alleviare il malessere sociale attuale c'è bisogno di aprire le menti e illuminarle con i concetti di bellezza, di arte, spiritualità, di ritorno alla verità e aggrapparsi a ciò che di buono, di genuino, di costruttivo può produrre l'animo umano, può rappresentare per noi oggi una zattera di salvataggio per attraversare questo fiume torbido e apparentemente senza fondo, tanto somigliante al tempo che stiamo vivendo. Quindi dobbiamo tirar fuori la forza insita in noi, quella forza che diventa debolezza quando non si crede più in se stessi. Quindi ribaltare i tempi odierni e rafforzare la volontà che ci riallaccia alla vita, facendo tesoro di quella cosa che nessuno può comprare e della quale nessuno può derubarci, la forza della vita, senza lo splendore delle arti. L'essere umano sarebbe condannato al buio interiore e alla tristezza senza fine. Quindi ritorno al senso del noi, costruire insieme dei momenti di benessere, dei momenti di socialità, per stare un poco meglio tutti quanti. E in questo particolare momento, dove si vede in modo chiaro, lampante, quello che sono le somme degli egoismi, l'egoismo del potere, l'estremizzazione delle differenze, abbiamo invece bisogno di un'inversione, di tornare a quello che ci unisce, più che a ciò che ci divide. Ecco, l'arte in questo momento deve parlare perché con i suoi messaggi impliciti può contrastare tutte le brutture della nostra epoca.